Signore e signori, sono molto orgoglioso di presentarvi i migliori studenti di quest'anno alla Beecher Prep School. Congratulazioni a tutti voi! Ho applaudito mentre i ragazzi sul palco facevano l'inchino. Ero così felice per Summer. L'ultimo premio di questa mattina, ha detto il signor Kiap dopo che i ragazzi erano scesi dal palco per tornare a sedersi ai propri posti, è la medaglia Harry Ward Beecher, per onorare quegli studenti che si sono fatti notare o hanno avuto un comportamento esemplare in certi ambiti durante quest'anno scolastico. In particolare, questa medaglia è il nostro modo per riconoscere azioni di volontariato o servizio alla scuola. Ho pensato subito che sarebbe stata Charlotte a prendere la medaglia, perché quest'anno aveva organizzato l'imbiancatura delle pareti, perciò mi sono di nuovo un po' deconcentrato. Ho guardato l'orologio. 10:56. Cominciava a venirmi un certo appetito. Harry Ward Beecher fu, naturalmente, l'abolizionista e strenuo difensore dei diritti umani del XIX secolo, da cui questa scuola ha preso il nome, stava dicendo il signor Kiap, quando ho di nuovo rivolto a lui la mia attenzione. Rileggendo la sua vita per prepararmi a questa premiazione, mi sono imbattuto in un passaggio scritto da lui e mi sembrava particolarmente pertinente con i temi che ho toccato prima, temi su cui ho rimuginato lungo tutto il corso dell'anno. Non solo la natura della gentilezza, ma anche la natura della gentilezza di una persona in particolare, la forza dell'amicizia di una persona in particolare, l'esame del carattere di una persona in particolare, la forza del coraggio di una persona in particolare. A questo punto è successa una cosa stranissima. La voce del signor Kiap si è incrinata appena, come se tutto a un tratto gli fosse andato qualcosa di traverso. Così si è schiarito la gola e ha bevuto un sorso d'acqua. E io ho prestato la mia attenzione, per davvero adesso, a quel che stava per dire. La forza del coraggio di una persona in particolare, ha ripetuto piano, annuendo e sorridendo. Ha alzato la mano destra a enumerare le cose. Coraggio, gentilezza, amicizia, carattere. Sono queste le qualità che ci definiscono come esseri umani e che ci sospingono di tanto in tanto verso la nostra grandezza. Ed è a questo che è dedicata la medaglia Harry Ward Beecher, al riconoscimento di qualche genere di grandezza. Ma come fare ad attribuirla? Come si può misurare un concetto come la grandezza umana di una persona? Di nuovo, non esiste un metro per questo genere di cose. Come possiamo definirla alla fin fine? Beh, in verità Beecher aveva una risposta anche a questa domanda. Il signor Kiap si è messo di nuovo gli occhiali da lettura, ha sfogliato il libro e ha cominciato a leggere. La grandezza, ha scritto Beecher, non risiede nell'essere forti, ma nel giusto uso che si fa della forza. È il più grande colui la cui forza trascina il maggior numero di cuori. E di nuovo, di punto in bianco, qualcosa gli è andato di traverso. Si è messo due dita sulla bocca prima di proseguire. È il più grande, ha ripreso. Colui la cui forza trascina il maggior numero di cuori, grazie al richiamo del proprio. Perciò, e senza ulteriori indugi, quest'anno sono molto orgoglioso di consegnare la medaglia Harry Ward Beecher allo studente la cui forza tranquilla ha trascinato il maggior numero di cuori. Quindi, August Pullman, vuoi per favore salire sul palco e ricevere questo riconoscimento? La gente ha cominciato ad applaudire prima che le parole del signor Kiap venissero veramente registrate dal mio cervello. Ho sentito Maya, seduta vicino a me, fare un piccolo urletto di gioia quando ha sentito il mio nome e Miles, che era dall'altro lato, mi ha dato una pacca sulla schiena. Alzati in piedi, hanno detto i ragazzini intorno a me e ho sentito un sacco di mani che mi spingevano per farmi alzare dalla sedia e mi guidavano verso l'estremità della fila dandomi altre pacche e anche il 5. Continua così, Oggy! Ben fatto, Oggy! Ho sentito persino che qualcuno faceva il tifo per me. Oggy! 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 Mi sono girato e ho visto che a guidare il coro era Jack. I pugni in aria,
che sorrideva e mi faceva segno di proseguire, mentre Amos gridava con le mani a megafono: "Yuhu, piccoletto!" Poi ho visto Summer sorridere mentre passavo accanto alla sua fila di sedie, e quando si è accorta che la guardavo mi ha mostrato un piccolo pollice alzato e ha sibilato silenziosamente con la bocca un "grande occhi". Ho riso e ho scosso la testa, come se stentassi a crederci. E veramente non riuscivo a crederci. Penso che stessi sorridendo, forse ero addirittura raggiante, non so. Mentre risalivo il corridoio in direzione del palco, tutto quel che vedevo era un turbinio di volti luminosi di felicità che mi guardavano e mani che applaudivano per me. E ho sentito la gente che mi strillava cose tipo "Te lo meriti, Oggy! Ottimo, Oggy!". Ho visto tutti i miei professori nel corridoio centrale, il signor Brown, la signora Petosa, il signor Roche, la signora Tanabi, l'infermiera Molly, tutti gli altri, e stavano facendo il tifo, chiamando e fischiando in mio onore. Mi sentivo come se stessi fluttuando. Era così strano, come se il sole mi stesse splendendo alla massima potenza sulla faccia e il vento ci stesse soffiando contro. Mentre mi avvicinavo al palco, ho visto la signora Rubin che mi faceva ciao con la mano dalla fila davanti, e subito accanto a lei c'era la signora G che stava piangendo in modo isterico, un pianto di gioia, senza smettere un solo istante di sorridere e battere le mani. Non ero nemmeno ben sicuro di quale fosse il motivo per cui mi stavano dando quella medaglia, in verità. No, no, questo non è vero. Lo sapevo il perché. È come succede con quelle persone che si vedono in giro ogni tanto, quando non riesci a immaginare come sarebbe se fossi tu quella persona. Tipo qualcuno che sta su una sedia a rotelle o qualcuno che non è in grado di parlare. L'unica differenza è che io sapevo di essere quel genere di persona per gli altri, forse per ogni singola persona presente in quell'auditorium. Per me però, io sono solo io. Un ragazzo come tutti gli altri. Ma ehi, se proprio vogliono darmi una medaglia perché sono me stesso, a me va bene, l'accetto. Non ho distrutto la morte nera, né niente del genere, ma sono appena riuscito a uscire indenne dalla prima media. Cosa non facile, e questo anche senza essere me. E allora, da parte mia, un grande saluto, un abbraccio affettuoso a tutti gli amici di Special Olympics.